parliamo di tiroide. La tiroide è una patologia molto rappresentata in Italia in generale e in queste valli alpine e nella pedemontana in maniera più evidente. Questo perché ci portiamo dietro ancora tanti anni di carenza iodica nell'alimentazione. Consideriamo che in Italia 6 milioni di persone sono affette da questa patologia. Il 10% della popolazione soffre di disturbi funzionali della tiroide. Ma la tiroide che cos'è? La tiroide è una ghiandola che si trova alla base del collo e che ha un ruolo fondamentale, quello di produrre gli ormoni tiroidei. Quando ne produce troppi o troppo pochi, ecco che abbiamo dei quadri clinici importanti e che portano il paziente al medico ed eventualmente allo specialista. Nel reparto di medicina di Pieve di Cadore noi affrontiamo quotidianamente i problemi tiroidei, abbiamo degli ambulatori dedicati e degli specialisti che sono in grado di curare la tiroide e fare una diagnostica molto raffinata della stessa. Chiaramente nel reparto di medicina di Pieve di Cadore non si cura solo tiroide, ma abbiamo una serie di patologie da affrontare, come patologie cardiache, patologie polmonari, patologie renali, gastroenteriche, in pazienti che mediamente hanno una età piuttosto avanzata e dove queste patologie sono spesso concomitanti. Si parla quindi di comorbidità. Da quando sono arrivato ho cercato di dare una organizzazione diversa al reparto di medicina in modo tale che i pazienti fossero seguiti da un'equipe medico-infermieristica che potesse conoscerli da subito e per tutta la durata del ricovero. Inoltre ho cercato di organizzare anche l'ambulatorio diabetologico e endocrinologico in modo tale da poter dare un servizio sempre più completo e presente alla popolazione stessa. Quando sono arrivato qui ho trovato una equipa di collaboratori medici, di infermieri, di OSS che mi ha stupito per la grande preparazione, la dedizione al malato, ma soprattutto per la grande umanità nell'approccio alle cure, perché la umanizzazione delle cure è un valore, a mio giudizio, imprescindibile dalla nostra pratica medica, ma non è scontato. Io ho avuto esperienze in altri ospedali e devo dire che un valore così acceso non l'ho mai trovato. Noi abbiamo un ambulatorio che cura i pazienti che ci vengono inviati principalmente dai medici di medicina generale, che hanno un ruolo fondamentale nell'individuare queste patologie. E cosa facciamo? Facciamo diagnosi, raffiniamo la diagnosi, impostiamo la terapia, ma facciamo anche diagnostica ecografica e una diagnostica di secondo livello, cioè l'indagine citologica dei noduli tiroidei. Perché questo? Perché noi sappiamo che la prevalenza di nodi tiroidei è molto elevata, circa il 50-60% della popolazione, soprattutto femminile, è portatrice di un nodulo. Non sono tutti ovviamente nodi pericolosi, solo il 4-5% di essi lo è, ma è fondamentale con la nostra diagnostica arrivare a dare una chiara definizione della problematica. Ci sono poi tutti i disturbi di funzionalità tiroidea, l'ipotiroidismo, cioè una carenza di ormone tiroidea, o il suo contrapposto, ipertiroidismo, un eccesso di ormone tiroideo. Ecco, queste sono situazioni molto rappresentate, il 5% della popolazione ne è affetta, ma fortunatamente abbiamo i mezzi e gli strumenti per curare e curare bene i nostri pazienti. In questo reparto, con questi medici, con questi operatori, i pazienti troveranno sicuramente una casa confortevole, una casa sicura dove fare diagnosi, alleviare le proprie sofferenze e trovare salute.